Sì, ma non è che glielo puoi dire mentre che c'ha. Suggerisci. No, cioè, come lo dico ora. Ah. Non lo facciamo, non lo facciamo. Ah, vero, questi che giocano te li possiamo dire. Sì, sì. No. Buonasera, bentornati a tutti. Oggi siamo al Centro Universitario Sportivo di Palermo, pronti per assistere alla 10ª giornata di Allievi Elite tra CUS Palermo contro Gonzaga. Si affrontano il CUS Palermo di Nicasio in maglia nera contro la Polisportiva Gonzaga in maglia verde. Qui squadre che stanno effettuando l'ingresso in campo, sorteggio tra i due capitani. Siamo quasi pronti per assistere a questa partita. Il CUS viene dalla vittoria per 1-0 nella trasferta la scorsa settimana, mentre la Polisportiva Gonzaga viene da un pareggio contro la formazione trapanese pure la scorsa settimana. Qui ingresso in campo delle due squadre, ne siamo quasi pronti per assistere alla partita. Siamo quasi pronti, aspettiamo il fischio del direttore di gara. Primo possesso sarà per i giocatori ospiti. Si può giocare, è iniziata la 10ª giornata di questi Allievi Elite. Già palla persa, Polisportiva Gonzaga scivola. Il ragazzo di maglia verde poi riesce a recuperare qui Acquaviva. Porta palla Acquaviva. Lo va a prendere Leonardi, gliela toglie, possesso ristabilito ai giocatori in maglia nera. Se le va dal piede, il CUS può allargare le parti di Gnoffo che scivola anche lui. Sicuramente situazioni del campo non favorevoli visto le recenti piogge. Il campo sarà umido, quindi un po' di difficoltà c'è anche in questo. Possesso verde che ritorna per la formazione ospite. Va a metterla con le mani Pagano. Pagano cerca l'inserimento dell'attaccante lì davanti. Può scaricare da Acquaviva. Per Acquaviva trova il passaggio, trova lo spiraglio. Poi si lotta lì, ma la posizione era irregolare. Aspettato l'arbitro che si concretizzasse l'azione per fischiare questo fuorigioco. Sarà ripresa del gioco per il CUS Palermo. Già giocata, Aiello per Agnello. Ora Maniscalco. Maniscalco porta palla, cerca di servire Costa, palla orizzontale, recupera il Gonzaga. Piramanza porta palla, il Gonzaga sale con Camara, poi finisce tra le braccia però del portiere del CUS. Costa se la viene a prendere. Costa ancora, gioca dietro, un'altra volta la Mazzola. Mazzola da Agnello, gira la palla lì nell'area di rigore il CUS Palermo. Ora sale palla al piede un pochino Agnello, cerca di verticalizzare e cercare Barone. Non arriva a prenderla, prova Visconti. Chiude bene la difesa del Gonzaga qui con Pagano, che può restituire la palla al suo portiere Cannizzaro. Fiorentino non arriva, palla un po' imperfetta, poi l'attacca Barone, la palla però è per Cannizzaro che riesce a uscire sull'arrivo dell'attaccante avversario. Quindi possesso Gonzaga. Gonzaga va a lungo a cercare il rinvio sulle fasce. Leonardi può ristabilire il possesso e la prenderà Levigni. Leonardi. Leonardi ancora vuole farsi spazio. Recupera la formazione verde. Rimessa laterale, però sarà per il CUS. Quindi Maniscalco alla battuta con le mani. Capitano la formazione di casa. Batte Maniscalco. Vuole l'inserimento. Il compagno sulla fascia non riesce. Ora palla un po' contesa. Prova andare in avanti il Gonzaga, recupera Costa con la testa, cerca Aiello che temporeggia, va dietro senza rischiare da Mazzola. Ora tende a salire la difesa, a scendere la difesa del CUS, mentre a salire la formazione del Gonzaga. Squadre bene schierate in campo.
solita difesa 3 del CUS, che proverà a salire con Ignoffo. Cerca Visconti sulla corsa, Visconti prova la palla, però è troppo lunga, non riesce ad approfittarne. Alla meglio Cannizzaro. Ancora tra le mani di Cannizzaro, però la gioca corta a cercare Fontana. Fontana va a lungo, riprende la palla De Luca. Oggi titolare scende in campo De Luca, maglia numero 8. Mentre Piazza. Quindi questa è una delle prime novità di questa partita. Fuori Piazza, dentro De Luca al suo posto. In una posizione un po' inedita rispetto alle scorse partite, quando è subentrato dalla panchina sempre a ricoprire il ruolo d'attaccante al posto di Barone. Oggi invece va a mettersi in mezzo al campo con la maglia titolare, il maglio numero 8. Eccolo qui De Luca, cerca Barone, prova a difendere, la palla è buona per Visconti che la allarga. Ora Lonardi deve cercare di controllarla. Scappa via, insegue ancora viva insieme a Livigni, ma la meglio giocatore del CUS. Dietro per Maniscalco, palla persa però, rimessa la tela per il Gonzaga. Ora cerca di ritrovarle il CUS mentre ritrova un'altra rimessa laterale. Sembra il Gonzaga, non si fa prendere la Maniscalco. Cioè, resta tra il CUS Palermo. Maniscalco con le mani. Maniscalco va a lungolinea dove c'è Panone, la gira, ma il passaggio è un po' impreciso. Soffia il vento forte. Sarebbe da controllare anche questo fattore, potrebbe rappresentare un fattore chiave per la partita. Così resta ancora 0-0 quando sono passati i primi 5 minuti di gara di questa decima giornata di Allievi Elite tra CUS Palermo e Polisportiva Gonzaga. Maniscalco con le mani cerca i compagni in aria, difende bene il Gonzaga, poi prova il tiro da fuori ma gli spegne largo la conclusione di Costa. Il pallone che era da voi. Pronto per il mio dal fondo Cannizzaro che va a corto. La parte della difesa del Gonzaga, la perde, la ritrova Ignoffo, va in avanti, la riprende Acquaviva che cerca di controllare, passa su De Luca, poi non trova il passaggio per il compagno, forza a cercare Cannella ma sarà rimessa laterale per il CUS, va Ignoffo a batterla. Quindi Peppino Ignoffo vuole Barone, raddoppiato, Acquaviva la manda via, altra rimessa con le mani. Ignoffo vuole De Luca, non lo trova, ma trova un'altra direzione avversaria. Ancora rimessa con le mani, sempre nera. Ignoffo parte con le mani a cercare dentro Barone, la gira con la testa, prova ad arrivarci Visconti, recupera a cui che ci mette il piede. Ora Livigni, non la trova Visconti, cerca di anticipare Agnello, la riesce a toccare qui la torre, ma spegne nulla di fatto, semplicemente rimessa laterale ancora, però questa volta per la Polisportiva Gonzaga. Già battuta, si va sulla fascia a cercare il compagno, la può riprendere Acquaviva, la cerca di girare, può attaccare l'altro lato di campo dove c'è però Ignoffo, qui la palla era per Sorrentino, ma recupera bene Ignoffo e Ragnello va in avanti. Barone cerca di controllarla su Camara, la meglio la difesa verde che era lontana, ma la riprende Costa, lancia lunga, la palla per Visconti, prova a ricevere, recupera Fontana, la manda via. Ignoffo con le mani, Barone si appoggia ancora a Ignoffo, la palla resta in campo, poi la colpisce male. Rinvio, deve essere rinvio dal fondo, rimessa laterale che ha visto l'arbitro. Sembra essere rinvio dal fondo.
Anzi, invece è rimessa laterale, la palla non era restata in campo, invece sono direttore di gara che l'ha vista spegnersi via, rimessa con le mani già battuta. Ora la torre prova a girarsi, scivola De Luca. Gioco un'altra volta interrotto. Sembra essere calcio di punizione per il Gonzalo, infatti fa batterlo Acquaviva, capitano della formazione ospite di oggi. Acquaviva gioca corto da Fontana, quindi ricomincia dal basso il Gonzaga. Camara ancora per Fontana, cerca di andare sulla fascia e trova un'altra volta Sorrentino, che può cercare la fascia, invece recupera bene De Luca, va a recuperare un altro pallone. Buona la fase di interdizione di qui, fin qui di De Luca, nei primi, almeno nei primi 8 minuti di gara sembra essere sceso in campo bene. Ora si cerca in avanti la torre, lo tiene bene Gnoffo. Gnoffo con le mani, De Luca prova a girare, non c'è nessuno però che può attaccarla, soltanto Lonardi va a mettere una timida pressione. Camara intanto forse un po' sotto pressione, la allontana via regalando palla agli avversari, messa laterale per il Cus Palermo. Gnoffo con le mani, la prende De Luca, tenuto alle spalle dall'avversario, recupera anche Acquaviva che cerca di prendere, ci riesce, l'Acquaviva ristabilisce il possesso, va in avanti, palla di nuovo fuori, un'altra rimessa laterale. Gnoffo vuole Visconti che lotta con Sorrentino e poi la riprende, l'ultimo tocco dell'undici nero, rimessa laterale ancora però Polisportiva Gonzaga. Però nei primi 10 minuti di gara match un poco ancora un qualche difficoltà, diciamo, a ingranare un poco squadre in fase di stallo che stanno cercando di studiarsi per poi affondare nei prossimi minuti. La ci prova Visconti a prendere, recupera Camara, ritrova il possesso Visconti, l'attacca, difende il pallone alla meglio Camara, che però la manda via, anzi no, la manda via semplicemente, rinvio dal fondo, la difende questa uscita. Già battuta Camara per Acquaviva che si abbassa per ricevere palla, va a prenderlo De Luca, riesce a girare l'Acquaviva sull'altro lato di campo, sul lato destro. Ora si va dalla torre, recupera bene Agnello, allontana con la testa Agnello, salta l'uomo, palla al piede, salta ancora, sale il Cus. Costa cerca di difendere, proprio la perde, contropiede del Gonzaga a cercare qui sulla fascia Sorrentino, attacca Sorrentino, prova a centrarsi, cerca il tiro murato da Agnello. Ora in avanti ancora il Gonzaga, messo giù il maglio numero 10 Fiorentino, calcio di punizione per la Polisportiva Gonzaga, prova ad affacciarsi in avanti, quindi prima occasione a calcio piazzato che sarà tra i piedi del giocatore di maglia verde, messo a terra Fiorentino, fallo in favore della Polisportiva Gonzaga. A batterla va Sorrentino, mentre vuole 4 in barriera Mazzola. Parte Sorrentino col destro verso la porta, conclusione larga però, rimedio al fondo per il Cus. Tanto in questo breve attimo di pausa ne approfitto per dirvi che le squadre, entrambe le squadre sono scese in campo con un segno rosso in faccia sul volto in merito alla giornata nazionale di oggi contro la violenza sulle donne. Iniziativa di sensibilizzazione sull'argomento cercata dalla società, da entrambe le società. Ritorniamo in campo però con il Cus in possesso della palla. De Luca cerca di girarla, la riesce a prendere Visconti, scambia ancora con De Luca. Gnoffo può attaccare lo spazio, recupera un'altra volta Acquaviva, qui Barone va a mettere pressione su Fontana. Acquaviva
La esce bene dal traffico qui il Gonzaga. Ora prova a salire il piede col suo capitano. Accomoda ancora, va in avanti. La Torre prova a prenderla, si libera. Oh, la prende lui. La Torre cerca di imboccare per il compagno. Non può prenderla qui di bella. Mazzola la blocca con le mani e allarga sul lato sinistro del campo, dove c'è capitano Manisca. Ancora Livigni. Livigni ancora, va dietro da Costa e si abbassa ancora da Mazzola. La girata del Cus. Aiello per Agnello. Agnello cerca di servire Maniscalco e lo trova tra le linee. Maniscalco ancora vuole lungo linea servire Leonardi, che forse non se l'aspettava. Riesce a recuperare meglio il difensore del Gonzaga, Borsellino. Ultimo tocco in nero, sarà rimessa con le mani per la formazione di maglia verde. Già battuta Borsellino, scambia da Fiorentino. Ora Fiorentino che si abbassa per ricevere la palla, da una mano alla squadra a salire. Di bella sulla fascia, va in avanti, vuole la Torre. Eccolo qui sulla porta che riceve, può girarsi e punta la porta. La Torre ancora cerca di superare Aiello, poi arriva il recupero di Agnello. Ci mette una pezza, quindi qui controvede per il Cus. De Luca per Visconti. Visconti contro il difensore avversario, cerca di centrarsi, mette la palla in mezzo, è buona per Leonardi, ma non ci arriva a controllarla. Forse non se l'aspettava qui Michele Leonardi. In vedo al fondo per la Polisportiva Gonzaga. Cannizzaro a battere questo rinvio dal fondo, corto dalle parti di Camara. Camara va a lungo, lo tiene qui Maniscalco, l'avversario però riesce a controllare e anche a girare. Maniscalco si lascia saltare. Ora Di Bella, serve il compagno, attacca lo spazio, intanto la Torre alla meglio qui Aiello. Balla che resta ancora per la Gonzaga, ci prova da fuori Sorrentino, conclusione alta. Spegne però fuori, ben larga dalla porta, difesa da Mazzola, quella che ritorna in gioco. Agnello, forse per Visconti, ma la palla è troppo lunga sia per lui che per Ignoffo, e quindi la ritrova Sorrentino sul lato sinistro del campo per il Gonzaga. Sorrentino scivola Agnello alla meglio, chiude bene la corsa dell'avversario e manda in rimessa tra le proprie avversarie. Già messo giù questo pallone, riprende però Acquaviva. Visconti commette fallo con questa gamba tesa. Si scusa e sarà calcio di punizione per la Polisportiva Gonzaga. Da qui non vediamo, calcio di punizione verso l'altra sella bandierina. La batte corta, cercare l'inserimento degli attaccanti dentro, la palla sembra buona. Sicuramente schema provato questo in allenamento. Si è cercato dentro l'area di rigore il movimento dell'attaccante, ma recupera bene la difesa nera, quindi semplice rimesso al fondo, già battuto. Ora in qualche difficoltà Livigni, con questo controllo riesce a trovare almeno un calcio di munizione, dopo essersi preso un gran rischio con questo controllo non perfetto sicuramente. Possesso nero. Ancora 0-0 tra Cus Palermo e Polisportiva Gonzaga dopo i primi 16 minuti di gioco. Non tantissime occasioni da gol per ambo le parti. Ancora partita un poco fredda. Agnello per Ignoffo. La tiene in campo, non per molto, rimessa laterale. Pagano per Acquaviva, gioca dietro da Fontana, la prende pure Camara. Cambia lato di gioco il Gonzaga, prova ad allargare sulla trovata di campo e ci riesce, dove c'è il compagno sulla fascia mai numero 2 Borsellino, che può andare sulla corsa. Ora si vuole servire Cannella, va in avanti da Di Bella, ma non trova la Torre, un'altra volta Mazzola chiamata a uscire. Possesso ancora per Mazzola, palla messa giù e si gioca corto da Agnello, oggi maglia numero 3. La formazione di casa. Poi De Luca si inverte con Costa. Eccolo cercato De Luca. Può allargare De Gnoffo e lo serve. Giuseppe Gnoffo. Porta palla lungolina, vuole Visconti.
quindi possesso ritrovato dal Gonzaga che vuole andare in contropiede. Qui brutto fallo di Ignoff, arriva il primo cartellino del match e sarà per Giuseppe Ignoffo, che ha fermato una potenziale occasione a gol per la Polisportiva Gonzaga. Ammonito Ignoffo, primo giocatore inserito nella lista dei cattivi. Fin qui una partita ricca di interruzioni, rimessa tra le calci di punizione, un poco frammentata finora la partita. Palla di nuovo resta terra, questa volta non riesce a concretizzarsi lo schema, ma la recupera un tanto di Gonzaga. Sorrentino vuole farsi spazio, da Luca riesce a recuperare un'altra palla, ora deve andarla via, trova deviazione avversaria per ultima, possesso ritrovato dal Cus che ora prova a uscire da lì. Ignoffo, fresco fresco di ammonizione, va a rimettere la palla in gioco per i suoi, a cercare Barone, tenuto ancora bene da Acquaviva. Acquaviva recupera un altro pallone, qui poi inciampa, riesce a riprenderla Visconti, in mezzo a due però a passare la meglio Visconti, può ancora giocarla, poi poco lucido, non trova il passaggio per il compagno, ma soltanto per gli avversari in via dal fondo per la colpa di Gonzaga. Già messo in gioco questo pallone da Sorrentino, sì, Fontana, scusatemi, messa laterale, sì, che arriva, vediamo per chi sarà. Da qui non vediamo, c'è la panchina per il, però sarà per la Polisportiva Gonzaga, mentre accenna di voler uscire per un po' del sole, anzi non più, se n'è andato anche lui. Costa vuole Visconti, scivola bene qui il difensore del, sì, l'attaccante qui del, del Gonzaga, commette fallo Fiorentino su De Luca, è ammonito anche lui, un'ammonizione per squadra da una parte Fiorentino nel, nel Gonzaga, mentre Ignoffo del Cus Palermo, brutto fallo qui subito da De Luca, scalciato che era a terra. Giocare Cus attualmente in 10, va a batterla Aiello. Aiello mette una palla in mezzo per prendere la Barone, la palla resta lì, però riesce ad allontanare Camara. Costa non ristabilisce il possesso, altra interruzione, può rientrare in campo De Luca. Calcio di punizione per il Cus Palermo, va Costa per rimetterla in gioco. Da lì potrebbe addirittura anche provare il tiro, essendo che il tiro da fuori è una caratteristica nelle sue corde. Infatti ci prova Costa, va dritto in porta, riesce a metterci le mani qui Cannizzaro, prima vera occasione per il Cus Palermo. Arriva il minuto numero 21 con Costa da calcio di punizione. E ora sarà calcio d'angolo per il Cus. Calcio d'angolo battuto verso il secondo palo dove non c'è nessuno, riconsegnato di fatti agli avversari. Camara lancia lungo a cercare Di Bella, riesce a toccarla per il compagno, ora sale il Gonzaga sulla fascia, va in avanti ancora lungolina, serve la corsa
di Borsalino. Provo ad attaccare, metto una palla in mezzo, ma è troppo verso il portiere, anzi troppo verso la linea di fondo campo. Rivedo al fondo per il Cus Palermo, ancora 0-0 dopo la prima metà della prima frazione di gara. Fin qui soltanto una occasione da gol solo per il Cus Palermo, ancora partita un pochettino bloccata. Qui scappa Visconti, la può prendere, la palla buona per Visconti, punta la porta Visconti, prova il tiro e segna il Cus. Ha segnato Visconti, riesce a scappare bene alla linea difensiva avversaria, riceve palla addirittura dalla difesa e segna Visconti il gol dell'1-0. Segna anche oggi, segna ancora in casa Visconti. Cus 1, Polisportiva Gonzaga 0, ha segnato Visconti. Ha approfittato qui il numero 11 del Cus Palermo, che ha ricevuto questa palla perfetta già dritta dalla difesa, la mette giù e poi tu per tu con Canizza, non lo sbaglia. Quindi 1-0 in favore del Cus, ha segnato Visconti, che sembra avere particolare confidenza quando gioca in campo, quando gioca in casa, nel campo di casa. Un attimo, ci risiamo. Ok, ci risiamo, 1-0 per il Cus Palermo. Quindi ora si va dietro, qua viva, cerca di uscire fermando la triangolazione la Gonzaga. Ora va in avanti da sulle fasce sta le Borsellino, può prenderla Di Bella, lo segue Maniscalco, ancora Borsellino tiene palla, vuole la corsa, mette una palla in mezzo, Di Bella la tocca ma può bloccarla tranquillamente qui Mazzola. Agnello, tiene palla e poi va dietro da Costa, che si aggiunge alla difensiva formando un altro difensore centrale. Ora si sgancia un'altra volta Agnello. Agnello allarga, vuole Leonardi, che poi non controlla perfettamente. Palla che diventa quasi un passaggio per Barone, ma troppo lungo, non riesce ad arrivarci il nostro Toto Barone. Sarà una rimessa laterale per la Polisportiva Gonzaga. Già battuta, si cerca Di Bella che poteva giocare questa palla contro Maniscalco. Di Bella ancora dietro, la prende a Quaviva, orienta bene il controllo e sale palla al piede, tenuto da De Luca. Allarga la Di Bella che continua a portare palla sulla fascia. Di Bella contro Maniscalco, vuole la velocità, scivola Maniscalco, allontana Agnello, però con l'aiuto di Costa. Messa Polisportiva Gonzaga, recupera Livigni, ora Leonardi può avanzare sulla fascia. Leonardi ancora vuole la corsa di qualche suo compagno, ma non c'è nessuno che attacca questa palla, un poco regalata agli avversari. Un po' frettoloso, allontana Cannizzaro, ridando palla di fatto al Cus. Costa allarga da Gnoffo, può controllare e andare verso il campo. Gnoffo centralmente, De Luca, Visconti, gira bene per Gnoffo che può mettere la palla in mezzo, ma troppo sul portiere, palla alta sulla traversa in mezzo al fondo la Polisportiva Gonzaga. Camara va a lungo, Agnello anticipa e va in avanti, stacca più di tutti a Leonardi. Barone la difende, si appoggia ancora da Leonardi, c'è un fallo su Michele Leonardi. Calcio di punizione per il Cus Palermo. Livigni cerca addirittura la porta da lì, Livigni a un passo dal gol del raddoppio, quel Cus Palermo, era buona la conclusione di Andrea Livigni. Stai punto larga dalla porta difesa da Cannizzaro, si resta solo 1-0 per il Cus attualmente, è venuto numero 27 di gioco. Stesso
perde ancora. Però poi scappa il giocatore. De Luca allarga da Gnoffo sulla fascia. Ora Visconti di un'altra volta Gnoffo. Prova a entrare dentro il campo, costretto ad appoggiarsi a De Luca. Rimette una palla in mezzo. Barone può prenderla con la testa. Si appoggia, arriva lì. Vigni ci riprova. Larga questa volta. Un po' freddo qui sotto porta di Vigni in questa occasione. Già ritorna in gioco il pallone dalle parti di Camara. Camara in avanti, la ritrova Costa però. Può servire Gnoffo, eccolo qui servito. Gnoffo lungo lì, non trova Visconti. La deviazione avversaria di un giocatore rimane numero 4. Sì, rimane numero 3, scusatemi. Pagano. De Luca allontana, sbaglia il controllo. Rimessa la tratta per il Napoli Sportiva Gonzaga. De Luca con la testa. Barone prova a passare, ci riesce bene Barone. Barone raddoppiato, libera il passaggio per Visconti, ma recupera bene la Polisportiva Gonzaga. Era una palla difficile far passare questa in mezzo a tante maglie verdi. Scivola Costa, ritrova il possesso Visconti. De Luca lotta qui con Sorrentino, la meglio il Gonzaga, tutto regolare. Acquaviva prova a salire, Acquaviva ancora cerca di imbucare la sporca maniscalco che permette l'uscita di Mazzola senza rischi. Ora Livigni sulla fascia. Lonardi la gira, un tocco per Maniscalco, quindi servita la corsa di Maniscalco. Si inserisce, prova a servire Barone, non riesce, recupera bene Camara e ben avanti da Fiorentino. Fiorentino prova a passare ora di Bella, la tiene lì. Trova la corsa di Fiorentino seguito da Costa. Ci riprova un'altra volta Fiorentino, ma la meglio il numero 6 del Cus Palermo, che recupera il possesso, regala la palla ai suoi compagni ancora. Lonardi la tiene tre piedi, la perde sull'arrivo di Acquaviva, recupera sopra l'Acquaviva. Buona prestazione del capitano del Gonzaga, forse una delle poche note positive fin qui della formazione ospita, il capitano maglia numero 8. Poi c'è stato un fuorigioco di rientro fischiato dal direttore di gara, calcio di punizione, anzi ripresa del gioco per il Cus. Palla che ritorna in gioco all'interno dell'area di rigore dei padroni di casa. Mazzola per Agnello. La tiene ancora Agnello. Forse cerca Visconti, questa volta non riesce a prenderla come sull'azione dell'1-0. Ora in avanti il Gonzaga con la Torre. Prova a sterzare, recupera Agnello, l'ultimo tocco è il suo, calcio d'angolo. Bella Polisportiva Gonzaga. Superata la prima mezz'ora di gioco, 1-0 Cus Palermo, ancora decisa a rete a Torre di Visconti. A batterla andrà Sorrentino, già l'aveva lasciata il compagno Fiorentino per Sorrentino che arriva, ma si spegne nulla di fatto questo schema cercato dalla Polisportiva Gonzaga, va un poco spiazzato tutto in campo. La palla lunga di Mazzola, questa volta non può ripetersi su Barone, decisamente troppo lunga, mentre Demma si infuria con il suo portiere. Camara va in avanti, la gira qui il compagno per il suo compagno, va dentro di Bella, palla messa in mezzo, non ci arriva Sorrentino. Riesce a prendere un secondo momento. Ora lotta con Gnoffo. Sorrentino contro Gnoffo. Trova la soluzione dal compagno maglio numero 7. De Luca riesce a recuperare un'altra volta, lottando con l'avversario. Visconti a Covio ne recupera un'altra. Poi spaglia il tocco per Cannella. E quindi sarà rimessa laterale per la Polisportiva Gonzaga. Fiorentino vuole lo spazio per andare, Sorrentino riceve palla al suo numero 10, messo giù da Gnoffo.
ma in maniera regolare, almeno per quanto dice il direttore di gara. Rimessa dal fondo, sì, dal fondo per Mazzola. Anzi, rimessa laterale. Ci aveva pensato un po' con l'arbitro. Gnoffo con le mani, allontana Sorrentino, possesso che ritorna verde. Fiorentino va in avanti, allontana Aiello, ma la palla resta lì. In agguato la Polisportiva Gonzaga, che cerca ora di impensierire la difesa nera. Alla meglio qui Agnello, che si sgancia e anticipa, poi la perde successivamente. Maniscalco, Lonardi, gira un tocco, può salire quel Cusse. Agnello allarga per la corsa di Livigni. Livigni ha lo spazio per andare, qui invitato pure dal suo mister. Livigni vuole entrare in aria, messo giù, c'è il contatto e arriva il calcio di rigore per il Cus Palermo. Livigni ha trovato lo spazio per la corsa, ne ha approfittato e poi al contatto con Camara, messo giù. E sarà occasione dal dischetto per il Cus Palermo. Va Barone a sistemarla dagli 11 metri. E qui sarà Barone contro Cannizzaro. Occasione al dischetto per il Cus per raddoppiare al minuto numero 34. Si attende il fischio dell'arbitro. Parte Barone e riesce a trovare il gol del raddoppio. Ha segnato Toto Barone. Segna anche oggi Toto gol. Segna Barone. 2-0 per il Cus. Non sbaglia dagli 11 metri. Avendo finato il lato Cannizzaro, ma angola meglio il giocatore maglia numero 9 nera. Cus Palermo 2, Polisportiva Gonzaga 0. Giusto nel tabellino, ci siamo. Cominciamo dal 2-0 per il Cus. Ha raddoppiato Barone sul fallo procurato da Andrea Livigni. Quindi ci risiamo, Cus Palermo 2, Polisportiva Gonzaga 0, quando mancano circa 10 minuti alla fine dei tempi regolamentari. Poi vedremo se l'arbitro assegnerà eventuale recupero. Borsellino dietro da Camara, poco fa protagonista di un fallo in area di rigori che ha permesso il raddoppio del Cus Palermo. Intanto cambio nel Cus, già ripeto, 5 minuti di gara. Vediamo chi sarà pronto a entrare. Fuori Gnoffo, dentro sembra Mauro. Sì, dentro Mauro, fuori Gnoffo. Cambio dopo la prima mezz'ora di gioco, complice anche forse la ammonizione del giocatore di Mister Demma, che ora si accomoda in panchina al suo posto Luigi Mauro, che nonostante non sia uno dei titolari fissi della squadra, riesce sempre a ritagliare il suo spazio, a dare una mano alla squadra. Oggi trova davanti a sé più di 60 minuti di gioco le scorse partite, è partito anche titolare, quindi riesce a mettere pressione al mister, a mettere in dubbio le formazioni dietro. Quindi buona la squadra, la rosa del Cus Palermo, che può avere l'occasione di scelta. Tutto resta andare per il Gonzaga. Acquaviva se la viene a prendere. Acquaviva per Fiorentino, che poi scivola commettendo fallo. Sarà calcio di punizione e ammonizione, intanto doppio giallo per Fiorentino, che in effetti già era ammonito. Si era ammonito Fiorentino, trova il doppio giallo qui dopo il contatto su palla, dopo la palla persa. Gonzaga in 10, ora diventa ancora più ripida la montagna da scalare per la formazione ospite. Commette fallo Fiorentino, riceve il secondo giallo, quindi in infrazione numerica la formazione ospite. Qui mancherà un tassello importante
per il Gonzaga in questa partita, che perde uno dei suoi giocatori più propositivi fin qui. Questi primi 37 minuti di gioco, perde palla, poi scivolando commette fallo per l'arbitro e da ammonizione. E gli assegna un altro cartellino che ne vale l'espulsione. De Luca non la prende, si impone meglio a Coviva. Ora Camara. La prende Fontana, sale la pressione del Cus, riesce a girarla bene, a uscire dal traffico il Gonzaga. Porta palla qui Cannella. Serve la torre, c'è, si vede che manca qualcosa ora alla metà campo del Gonzaga, c'è come un buco. Cannella chiuso bene da Iello in maniera regolare, lui invece Mauro va a lungo. Barone cerca di controllare, la può prendere Visconti, un po' di confusione, Barone ancora nel traffico, il Cus va in avanti, la perde, Cannella ristabilisce. La torre resiste al segno d'affetto regalato da Iello. Ora palla ancora contesa, Costa cerca di uscire, Costa palla al piede tenuto da Di Bella, poi complice la pressione avversaria, va all'errore, rimessa laterale per il Gonzaga. Di Bella non riesce a controllare, possesso nero che ritorna tra i piedi di Costa, che poi vuole strafare la riprende da Di Bella, che recupera il pallone, Di Bella ancora. Di Bella per Cannella, la tiene lì e gioca ad Acquaviva. Acquaviva alza adesso per servire i compagni. La torre scambia ancora con Acquaviva. Lo spazio per andare, prova a sterzare, ma chiude meglio Agnello. Ora un po' nella confusione, trova il tiro il Gonzaga. Palla altissima sopra la traversa della porta di Vesana Mazzola. Rinvio dal fondo per il Cus. Costa cerca di uscire, palla al piede, la tiene ancora a tre piedi. Ora Maniscalco attacca lo spazio Lonardi, cercato al suo capitano, ma chiude meglio Borsellino. Ora Cannella cercato da Di Bella, porta palla Cannella, riesce ad andare sulla fascia ma non supera Agnello, ne recupera un'altra, possesso che ritorna nero. Agnello a Costa, in avanti vuole Lonardi, cercato un'altra volta, lo segue anche il difensore numero 5, la prende Lonardi, al limite della rigore. Lonardi arriva a Torcelli, Vigni pensa, mette una palla in mezzo, eccolo che arriva Barone, fa la sponda per Visconti, la palla troppo debole, riesce a dare la giusta potenza l'attaccante del Cus per Visconti, ma il posto resta ancora nero con Maniscalco, e qui passa col numero Maniscalco ancora, cercato Barone in posizione però irregolare, e sarà semplice ripresa dal gioco per il Gonzaga. Era scappata in anticipo oltre la linea difensiva del Gonzaga. Fuori gioco fischiato ai danni di Toto Barone, che attualmente decide il risultato di 2-0 per il Cus Palermo, minuto numero 40, quasi 41. Cannella se la viene a prendere, schizza un po' via Livigni, si mette davanti all'uomo e recupera poi con l'aiuto di Costa, che non trova però lo spiego per il passaggio del compagno, ma ora gli arriva Barone sulla fascia, quasi al limite di rigore. Deviazione avversaria, rimessa laterale per il Cus Palermo, sale Maniscalco per andarla a battere. Maniscalco vuole dentro l'aria Barone, che riesce a prendere un secondo momento. Barone contro Camara, la meglio Camara questa volta in maniera regolare. Ora serve Acquaviva che porta palla, ancora prende metri Acquaviva. Allargata Di Bella, anticipato D'Agnello. Rimessa laterale Gonzaga ancora, l'ultimo tocco è di Agnello. Cannella la tiene lì. Ora serve Acquaviva che ancora spara la porta. Si appoggia dal compagno, palla imprecisa, un poco nel pallone qui la Polisportiva Gonzaga, che sembra aver subito il colpo di più dopo il gol del 2-0 di Barone, e anche soprattutto dopo l'espulsione del suo numero 10. Barone la difende, spalla alla porta,
La gira per Costa, eccolo servito Maniscalco, la palla è buona. Anche la posizione, Maniscalco contro Borsalini al limite c'è Barone, ci prova a mettere la palla in mezzo, lotta ma non riesce. Ora la controlla la Torre, contropiede per il Gonzaga, 2 contro 3. La Torre continua a portare palla, recupera anche Mauro. La Torre ancora, cerca l'azione individuale ma viene chiuso da Aiello che non lo lascia passare nell'1 contro 1. Buono l'intervento difensivo di Aiello che sventa questo contropiede avversario ma palla resta verde. Dopo la deviazione dell'arbitro la palla resta ancora per il Gonzaga, quindi si continua a giocare senza l'interruzione. Acqua viva. Ora la Torre, prende palla la Torre, non controlla perfettamente, gli scappa via e recupera la difesa nera da Mazzola. Mazzola era Costa. Costa Daniele, un'altra volta il numero 6. Costa lo spazio per andare, lo va a pressare la Torre. Ora Maniscalco la mantiene in campo, sul lato sinistro del campo. Maniscalco per Barone. Spara la porta, può scaricare, si appoggia bene da Costa. Un'altra volta cercato, un'altra volta servito. Costa, De Luca. Se la chiama Barone in mezzo, serve in avanti Mauro. Può mettere il cross in mezzo, eccolo qui Mauro. Mauro ci prova, ma troppo verso Cannizzaro. Si spegne tra le sue mani, tra le sue braccia, questo tentativo di cross di Luigi Mauro. Anticipa Mauro l'ultimo tocco, vediamo perché. L'ultimo tocco è stato, l'arbitro non lo dice, e sarà rimessa laterale per il Gonzaga. Acqua viva. Vuole Sorrentino ma viene messo giù, ma è irregolare. Sarà calcio di punizione per la Polisportiva Gonzaga. Già battuta, acqua viva. All'interno del campo cerca di servire sull'altro lato di gioco Borsellino che poi manca il tocco col pallone. Recupera Maniscalco, ora lancia Livigni. La corsa o di Visconti o di Barone, la palla è troppo lunga per entrambi, soltanto buona per Cannizzaro. Possesso verde un'altra volta, Cannizzaro per Camara. Camara ad acqua viva, un'altra volta cercato per impostare l'azione qui, fulcro centrale del gioco della Polisportiva Gonzaga, il suo capitano, che in ogni azione partita dal basso c'è sempre il suo zampino. Di Bella la manda in avanti, arriva il fischio da parte del direttore di gara, che le squadre vanno all'intervallo nei spogliatoi sul risultato parziale di 2-0 in fuori del Custer. Segnano attualmente Visconti e Barone dagli 11 metri. Sicuramente la situazione non è ideale per la Polisportiva Gonzaga, sotto di due gol nei primi 45, ma anche sotto di un uomo. Io vi ringrazio per la visione di questi primi 45 minuti di gioco. Mi silenzio un attimo, ci sentiamo appena inizierà il secondo tempo.
Eccoci qui, siamo quasi pronti per ricominciare. Riprendiamo, adesso ci siamo lasciati dal 2-0 in favore del Cus Palermo. Facciamo partire nel tempo, quindi ve la racconto in breve per chi fosse entrato ora. In avanti il Cus, segnano Visconti e poi Barone sul calcio di rigore. La Polisportiva Gonzaga è anche in 10, espulso proprio il suo numero 10 per doppia ammonizione. Ora la tiene ancora il Cus con Maniscalco. Cercato Agnello. Agnello ad Agnello. Appena lì, ora si serve Costa. Costa per Livini. Gira palla il Cus così. Cercato Costa. Costa passa di palla al piede, poi lascia sulla corsa di Agnello. Un'altra volta Costa va dietro da Mazzola. Mazzola che può tenere la palla, viene pressato momentaneamente e gioca corto con Costa che si abbassa per dare una mano in posa di impostazione alla sua squadra. Agnello. Agnello ancora allarga, vuole cambiare la torre di gioco, palla pericolosa, la meglio infatti il numero 3 del della Polisportiva Gonzaga, dovrebbe essere Pagano. Sì, esatto, Pagano. Rimessa laterale per la Polisportiva Gonzaga che va in avanti. La ritrova il Cus, forse allarga troppo le braccia al difensore. Anzi, l'attaccante del Gonzaga commette fallo, sarà calcio di punizione per il Cus già battuto. Anzi, glielo manda a vuoto pure a me. Costa ad Agnello. Agnello per Costa, un'altra volta Agnello, girano palla i due che si sono scambiati il pallone più volte dall'inizio di questo secondo tempo di gioco. Ora verticalizza, cercare Visconti in avanti, prova a girarla, la palla è troppo verso il portiere, la può tranquillamente bloccare Cannizzaro. Fontana prova ad andare in avanti, la torre riesce a metterla giù, ma poi Agnello non lo lascia passare, quindi stesso nero un'altra volta con Costa che ora sale palla al piede. Costa per Lonardi. Lonardi la mantiene in campo a cercare Livigni. Ci arriva una maniscalco, lui non può questa volta metterla giù. Rimessa la trapella del Gonzaga. Acqua viva, la controlla contro Livigno, ora ancora qui la tira ancora tre piedi. Sorrentino, Sorrentino scambia da Di Bella, si va a prendere la cannella, la meglio per il Cus che recupera, ora lancia Livigni per la corsa di Visconti. Visconti ancora, forse voleva centrarsi e portarla sul destro, recupera però Fontana, la manda via in calcio d'angolo per il Cus Palermo. Anzi no, l'arbitro assegno, rinvio dal fondo semplice, ero convinto di una deviazione verde per l'ultimo tocco, invece semplice rinvio dal fondo dal portiere. Costa, Agnello, un'altra volta Costa che la gira però da Agnello. Li può controllare il difensore mai numero 4, serve il suo compagno mai numero 3. Ora Costa. Costa porta palla, poi la scivola entrambi. Ah, commette fallo acqua viva nel modo cadere. Invece un'altra volta sbaglio io, fallo per in favore della Polisportiva Gonzaga. Cerca di salire da Sorrentino, non trova sulla fascia il compagno e recupera il Cus. Ora Mauro la tiene lì, ancora Mauro, un po' di confusione dietro, cerca di allontanarla la formazione nera, la manda via e rimessa laterale per gli avversari. Palla ancora un po' contesa, cerca sul lato lontano qui il Gonzaga di avanzare. Accoglie, mette una palla in mezzo, allontana Agnello, resta ancora lì un po' nella confusione. Ora Costa cerca di stabilire, va in avanti, la palla sembra buona per la corsa di Visconti, quindi riparte il Cus, riparte in contropiede. Visconti contro Fontana, scivola anche qui Pagano per andare a dare una mano, ma già l'occasione sembra essere stata sventata dalla difesa verde. Pagano qui commette il fallo, anzi no, tocca l'avversario di cedere il fallo.
calcio di punizione però per il Gonzaga, ha già battuto Acquaviva, servito sulla fascia, ma viene messo giù, altra interruzione, altro fallo, altro calcio di punizione, Sorrentino messo a terra, Pagano la batte. Qui non ci arriva Cannatella, sarà rimessa da Belcus. Un poco frettolosa questa giocata del Gonzaga, che voleva andare tutto in avanti verticalizzando, ma lancio fuori misura, la perde e la ritrova il Cus Palermo col suo capitano Maniscalco. Maniscalco per Barone, non ci arriva a toccarla, recupera Camara, va dietro da Fontana, ora Cannizzaro. Cannizzaro per Camara, Borsellino prova ad andare in avanti, va vuoto Maniscalco, ma recupera bene Costa con l'aiuto d'Agnello, Vlarice un'altra volta Costa centralmente, De Luca orienta il controllo, vuole la porta, viene chiusa bene da qua viva, la meglio il capitano del Gonzaga, Di Bella. Bella per la corsa di Sorrentino sulla fascia. Ancora Sorrentino messo giù, ma si continua a giocare per il vantaggio. Dietro Acquaviva. Acquaviva ancora. Libero il passaggio per Borsellino, che forse vuole andare di prima, ma la palla schizza dal suo compagno. Un po' di confusione. Di Bella riesce a passare Agnello. Recupera e ci mette una pezza. Non può. Ancora la palla lì. Di Bella fa il gol del 2-1. Accorcia le distanze il Gonzaga. Cus Palermo 2, Polisportiva Gonzaga 1. Nella confusione Di Bella riesce a portarsi sotto di meno 1. Cus Palermo 2, Gonzaga 1, ha segnato Di Bella. Tentenna un poco qui la difesa del Cus. Ne approfitta Di Bella e fa il 2-1, che permette di portarsi sotto solo di un gol al minuto numero 7 della ripresa. Un attimo e ritorniamo. Ok, ci risiamo. Quindi 2-1 in favore del Cus ancora, ma accorciato nelle stanze nettamente. Qui Di Bella, la palla è uscita, Livinghi non può tenerla dentro, rimessa laterale per il Gonzaga. Di Bella ne recupera un'altra. Ora Cannata. Cannella, non Cannata, perdonatemi, Cannella. Errore mio. Borsellino per Acquaviva, serve Di Bella, lo va a tenere Maniscalco, non lascia girare e poi si scarica, si appoggia bene per Acquaviva che la mantiene lì, ricomincia da dietro ma la palla è a metà, la meglio Visconti, la prende Barone, può salire la squadra, vuole Lonardi, troppo frettoloso qui Barone, avrebbe dovuto temporeggiare un po' che fare salire i suoi, palla recuperata dal Gonzaga, ora sembra essere ritornato in partita. Sorrentino va in avanti, riesce a riceverla alla Torre che subisce però fallo sulla trattenuta di Aiello, calcio di punizione per la Polisportiva Gonzaga. Tanto si scalda, Traoré pronto al rientro in campo. Sorrentino va dentro, la palla sembra in vista verso Cannella, ci prova Borsellino da fuori, larga la conclusione però. Già rimesso in gioco il pallone, Agnello, per Agnello. La prende Agnello. In avanti Agnello per servire Visconti, recupera Pagano, però la riprende con occhio Visconti, si rinnova il duello, alla meglio Pagano che in maniera regolare riesce a recuperare il pallone, la va in avanti Acquaviva. Acquaviva contro De Luca, cambia lato di gioco e serve Borsellino, riesce a verticalizzare, vuole in avanti Cannella che però non ci arriva, se la porta via, rimessa laterale. Barone lotta con Camara,
viene trattenuto ma riesce comunque a girarla. Maniscalco ora deve lottare per riprenderla, non riesce. De Luca prova ad allontanare, la palla è buona per il Barone che ristabilisce dietro. Costa Lonardi, la toglie Camara, riconquista palla il Gonzaga. Borsellino, di bello un'altra volta Borsellino. Costa cerca di riprenderla ma non riesce, rimessa verde ancora. Acqua viva, va dietro da Camara, sale la pressione del CUS, soltanto però Lonardi a mettere pressione agli avversari. Ora palla al portiere, può salire tutta la rosanera. Acqua viva, la lascia a Fontana. Ora Pagano riceve palla, attacca la fascia qui Sorrentino, porta palla ancora Pagano, però si allunga un po' troppo. Alla meglio il difensore del CUS che allontana. Era Fontana, riesce ad andare su Barone. Pagano la gira un tocco di prima per la Torre. La palla è buona, recupera Mauro, cerca di prenderla, non riesce. Ora Sorrentino va in avanti, di bella non viene servito, ma l'arbitro fischia un fallo, calcio di punizione. Vediamo in favore di chi. Un po' confuso questo giudizio dell'arbitro. Palla è verde, acqua viva la continua a gestire. Altra buona giocata di acqua viva che serve la corsa di Cannella. Riesce a tenerla in campo Cannella, ma va a prenderlo Maniscalco. Cannella ancora, Maniscalco lo segue, ci mette il piede, poi Livigli può ristabilire. Ora deve risalire il CUS. Sulla corsa serve Lonardi, attacca lo spazio Barone. Lonardi ancora, eccolo cercato Barone, ma palla non pulita, non riesce a riceverla Totò Barone. Ora Di Bella si riversa in avanti ancora il Gonzaga. Chiude nel passaggio De Luca. Sta cercando di accendersi a poco la partita, almeno ad salire i ritmi. 2-1 tra CUS Palermo e Gonzaga. Accorciate distanze nei primi minuti del secondo tempo. Di Bella, acqua viva per Cannella. La meglio qui Maniscalco che anticipa, va per primo, poi in fase di uscita viene scalciato da dietro e subisce fallo. Calcio di punizione per il CUS. Tanto cambi nel CUS, fuori Barone, pronto a entrare Piazza. Sicuramente non ha apprezzato il cambio tutto Barone. De Luca va a fare l'attaccante, ritorna in fase d'attacco, in zona d'attacco, e Piazza prende il posto occupato da De Luca, quindi ritorna nel suo ruolo Piazza oggi, che parte solamente dalla panchina. Comunque De Luca non ha svolto male il suo ruolo, ha recuperato degli ottimi palloni. Ora va a fare però l'attaccante al posto di Barone. Agnello va in avanti da Livigni, la ritrova Agnello, ha lo spazio per andare. Alza la testa e cerca il lancio lungo per Maniscalco, forse un poco forzato. Borsellino, scusate, la manda in avanti. Ora Di Bella prova a passare, Lonardi lo tiene. Lonardi ancora, ma l'ultimo tocco è il suo, rimessa verde. Borsellino per Acquaviva, lo segue Livigni, prova ad andare verso l'interno del campo, cambia lato di gioco. Ci prova ora Sorrentino a entrare dentro il campo. Sorrentino la tiene lì, recupera però Piazza per entrare in campo, si rende protagonista di una delle sue specialità, del recupero di palla. Ora Visconti, passa bene su Fontana, Visconti attacca l'area, ancora Visconti va dentro, ci ha provato qui Visconti a raddoppiare, non basta però, conclusione larga. Ci ha provato, minuto numero 15, era De Luca, va a attaccare Camara. Acqua viva la perde, una zona pericolosa, recupera ancora il Chiesa, non Piazza. Piazza prova il destro, alto però. Palla che ritorna in gioco, Camara serve Borsellino, entra dentro il campo e vuole ora acqua viva. Di Bella
Di Bella per Cannella, buono spazio per la corsa. Lo segue anche, anche Costa che recupera bene, si mette davanti, davanti l'uomo, recupera il possesso, ora messo giù e trova un buon calcio di punizione. Costa. Già rimesso in gioco questo pallone. Si cerca Livigni. Ora Lonardi. Eccolo, cercato ancora Livigni sullo scambio. Recupera però Borsellino. Un poco timido questo passaggio dal compagno. Pagano. Palla un po' pericolosa. Orizzontale. Borsellino riesce a recuperarla. La prende la Torre. La Torre ancora va in avanti. Cannella. Se la porta sulla corsa, ma la meglio Giuseppe Aiello che va dietro da Mazzola. Finta rinvio lungo, sceglie di servire. Maniscalco che ha spazio per andare. Maniscalco, porta palla. Maniscalco ancora, oltrepassa la linea di metà campo. Maniscalco arriva alla tre quarti avversaria. Serve De Luca sulla corsa, prova a sterzare l'ultimo tocco. Sembra essere il suo, infatti l'arbitro lo vede e assegna un rinvio dal portiere. Torna in gioco la palla dalle parti di Sorrentino. Sorrentino va in avanti, prova a cercare addirittura la Torre, ma recupera meglio qui Agnello e lancia via per De Luca. Camara riprende il possesso, Lonardi la ritrova. Poi palla da una parte all'altra, da una squadra all'altra. Rimessa laterale per... No, per chi? Per Cus Palermo sembra. Ma dovrebbe essere... Infatti rimessa per il Cus, va a prendere la Maniscalco e la rimette in gioco per i suoi. Il capitano del, della squadra di casa. Andrea, poi ci parli tu con Salvo. Ci devo parlare. Ma Maniscalco ridà la, la palla sta, agli avversari in cielo di fair play. Ci sta. Io ti dico la mia. No, certo, no, io tu dicevi. Ho già detto dopo qua, quindi ci posso. Anzi, come cambio ci può stare, non deve reagire così. Gioca sempre alla fiducia. E... Vabbè, lui dice perché ha messo. Lui si fa il conto perché ha messo De Luca avanti. Acqua viva. Non lasciare a me per far uscire De Luca. Camara. Perché oggi non stava tenendo una palla? Camara dietro perché gioca da la Cannizzaro. La palla l'ha tenuta, se ti guardi tutto no, acqua viva ancora. Prova a prendere la piazza, non ci arriva, mette ancora pressione. Ora scambia da Sorrentino che cerca di mantenere la posizione, aveva messo giù. Calcio di punizione per la Polisportiva Gonzaga. Già battuta da Pagano, veloce. Fontana ritrova Pagano. Sorrentino. Sorrentino ancora va in avanti alla meglio, qui Aiello la manda via. Piazza si appoggia da, da Livigni, messo giù Piazza, si gioca per il vantaggio. Maniscalco poi invitato però da mister Demma a buttarla fuori, si sta rialzando Piazza, si può ancora giocare. Costa lo segue Cannella, Costa ancora, cerca di imbucare col lancio lungo, la palla è verso Visconti, Cannizzaro esce con le mani, la chiama e la fa sua. Acqua viva. Porta palla ancora a quella, vuole forse trovare Di Bella. Ora è passato in un attacco a due il Gonzaga dopo l'espulsione di del suo numero 10. Due riferimenti lì davanti sono Di Bella e la Torre. Qui messo giù Piazza un'altra volta. Questa volta l'intervento è regolare secondo il direttore di gara. Si resta ancora in possesso verde. Cercato anche Cannizzaro, coinvolto nell'impostazione dell'azione. Cannizzaro ben avanti. Costa però la mette giù, la ritrova il Cus. Costa, pensa al tiro, ci prova Costa! Arriva il gol è di Costa, trova un super gol da fuori. Segna Costa da qui, sembrava aver colpito la rete esterna, invece la palla gli spegne oltre le spalle di Cannizzaro. Segna il gol del 3-1. Costa che ritrova questa palla su un rinvio sbagliato da parte della Polisportiva Gonzaga, la mette giù e tira da fuori, segna Costa, Cus 3, Gonzaga 1, ristabilisce il vantaggio di due gol, il Cus Palermo ha segnato Costa. Gran gol qui di Costa che dalla distanza trova un'ottima conclusione, beffando Cannizzaro che paga caro il suo errore su questo rinvio lungo.
Costa al minuto numero 19 fa il gol del 3-1. De Luca cerca di passare, ci riesce bene De Luca, poi Camara alla meglio recupera in maniera regolare facendo sentire la presenza dell'avversario. Ok, rimessa la tale per il CUS, però no, per un po' di confusione. Per lui Gonzaga a stare messo con le mani. Camara la tiene lì, serve ora Fontana, mette pressione il CUS Palermo, ma poi aveva cercato la lontana però piazza, ne recupera un'altra, rimessa da tra ancora Gonzaga. Acqua viva per Camara, che deve un po' scivolare a prendere questa palla, sale tutto il CUS. Camara dietro al suo portiere Cannizzaro, ora Fontana, la prende Pagano, Pagano per Fontana, Fontana gioca dietro, Camara la ritrova un'altra volta, ultimo uomo fin qui della difesa verde, servito Cannella, prova a girarsi, allarga sull'altro lato di campo, sulla sinistra dove c'è Sorrentino che sale, Sorrentino prova a centrarsi, viene messo giù da Visconti, calcio di punizione per la Polisportiva Gonzaga. Superata anche qui la prima metà di questo secondo tempo di gioco, si resta 3-1 per il CUS, è riuscito a riportarsi da poco avanti di due gol di nuovo il CUS Palermo con Costa, 3-1 in fuori il CUS Palermo per i padroni di casa. Mette una palla in mezzo, ecco viva, la tocca da Torre, non riesce a trovare però la porta, arriva dal fondo per il CUS. Agnello, Agnello per Maniscalco, Maniscalco serve Livigni che ha lo spazio e il tempo per girarsi e portare palla, non supera per acqua viva, la perde Livigni in una zona pericolosa, acqua viva entra in area, ancora acqua viva, la palla resta lì, trova il compagno alto, riesce a metterci però le mani, Mazzola la manda via in calcio d'angolo, si prende un rischio però Livigni lì in una zona pericolosissima del campo, minuto numero 22:40, ci ha provato ad accorciare il Gonzaga. Cross messo in mezzo da Sorrentino a cercare la testa dei compagni in area, la palla resta lì, un po' di confusione, la Torre non riesce a concludere, ora deve toglierla via Aiello che poi si arrampica un poco sull'avversario ma senza commettere fallo. Altro calcio d'angolo per il Gonzaga. Cross messo in mezzo, colpisce direttamente la traversa dal calcio d'angolo senza nessuna deviazione, sarà rinvio dal fondo per il CUS. Agnello va in avanti, verticalizza e trova Piazza, la tocca in avanti, la sporca però Camara, De Luca prova a difendere, anticipato da Fontana, arbitro fischia un fallo commesso da De Luca, calcio di punizione per il Gonzaga. Ma che ha?
può giocare. Va in avanti Borsellino, ma trovato male scalco, quella lontana via e rimessa laterale per il Gonzaga. Tanto c'è un cambio nella formazione ospite, pronto a entrare in campo in maglia numero 20 la Barbera. Vediamo chi uscirà per dare il posto proprio alla Barbera. Da fuori sembra essere la Torre. Fuori la Torre, dentro la Barbera, che prende il suo posto di forze fresche all'attacco per il Gonzaga. Questa è la scelta di mister Inzarillo. La gira Costa, la palla è buona per De Luca, che forse prende un poco male il tempo per il controllo, non riesce a prenderla. Sarà rimessa laterale per il Gonzaga, ma c'è un altro cambio, questa volta nel CUS. Fuori Livigni, pronto a entrare in campo, terzo. Dentro Danilo Terzo, che prende il posto a metà campo al posto di Livigni. Battuta rimessa tra le mani, scalco va in avanti. Ora De Luca prova a difenderla, non riesce a passare su Camara. Alla meglio qui, che era in buca per la parente di in campo. Gioca del mai numero 20, ma è troppo lunga, non può prenderla. Viene dal fondo per il curso. No, la palla. Ecco! Ecco! Aiuta qua! Mazzola la gioca cortissima per Agnello, dentro l'area se la viene a prendere Costa. Instancabile il numero 6 del CUS, presente in ogni parte del campo, insieme ora al suo compagno Piazza, che tocca un altro pallone, però poi la perde sul recupero di Cannella. Va dietro Fontana, serve Borsellino. Lonardi ci ha provato a toglierla ma non riesce. Ora qua viva, raccoglie per Borsellino, non ci arriva Lonardi, ma recupera Maniscalco, non controllando perfettamente. Poi la ritrova il capitano del CUS, Maniscalco per Agnello. Ora Piazza la gira a servire a Aiello. Aiello va dietro dalle parti di Mazzola, quindi servito l'estremo difensore della formazione di casa, che ora sventaglia, allarga sull'altro lato di campo, però palla imprecisa per Maniscalco, regalando di fatto un possesso agli avversari. Con le mani la Polisportiva Gonzaga. Acqua viva. Lonardi, De Luca contro Camara, la meglio il difensore del Gonzaga, che dopo una piccola ma grande sbavatura sul fallo commesso, che ne è valso il calcio di rigore per il CUS Palermo, è riuscito comunque a svolgere un'ottima prestazione in fase difensiva, quasi tutti i contrasti puliti, a parte, come dicevo, quella piccola ma grande sbavatura nell'occasione del calcio di rigore. Numero 28, 3-1 ancora per il CUS Palermo. Piazza cerca di passare in mezzo a tre, non riesce, recupera il Gonzaga sulla fascia. Ora Di Bella si fa spazio, vuole il cambio gioco, la palla è buona per la Barbera, ma troppo lunga, non riesce a tenerla in campo. Altro cambio nel Gonzaga, vediamo chi entrerà. Pronto entrare in campo, in maglia numero 16 Miceli, al posto vediamo di chi, proprio di Camara. Fuori Camara, dentro Miceli, vediamo dove sembra sistemare, sembra mettersi proprio al posto di Camara. Agnello. Lì Maniscalco prova a uscirla, però recupera meglio Cannella, che serve Acquaviva, che solo può girarsi e continuare a impostare l'azione. Poi viene chiuso da Piazza De Luca, Terzo la prende e se ne va dal piede, trova Lonardi, posizione un poco dubbia, riesce però ad attaccarla. Lonardi, la posizione è regolare per l'arbitro. Lonardi ancora va dietro, Terzo
Terzo al limite trova Visconti, può provare il tiro, salta l'avversario, poi colpisce troppo sotto la palla che si impenna ben alta dalla porta diversa da Cannizzaro. Miceli la lascia a Cannella e ora a Borsellino. La Barbera sulla corsa contro Maniscalco, la meglio il capitano del Cus, la manda via rimessa da trave. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di gara, minuto numero 75 totale, forse la fase più delicata della partita, ma il Cus può un poco essere più tranquillo visto due gol di vantaggio sulla formazione avversaria. Qui recupera bene Pagano, sventa il contropiede avversario del Cus. Va in avanti Fontana, palla è buona per la Barbera che la controlla, cerca di verticalizzare, di Bella ha qualche difficoltà contro Aiello, messo giù, si continua a giocare, ulteriore per l'arbitro, ora di Bella in buca per la Barbera, a tu per tu con Mazzola, accorcia le distanze il Gonzaga, anzi no, c'era fuori gioco, irregolare la posizione di la Barbera, ma da rivedere il contatto su Aiello, che contatto c'era stato, ma per l'arbitro era tutto regolare. Quindi gol annullato, irregolare la posizione di la Barbera. Quindi si resta 3-1, vediamo. Sembra pronto a entrare questo. Sembra Macaluso. Macaluso. Pronto a entrare in campo al posto di Lonardi, che ha svolto una buona partita. Altri due cambi nel Gonzaga. Proprio entrare in campo il maglia numero 14 qui Castronovo e anche Bazza. Hanno tolto la casacca, vediamo, anzi poi se la rimette, quindi posticipato il cambio di Bazza, rientra in campo soltanto un Castronovo per ora. Piazza avrà a passare, lo chiude Pagano, la meglio Pagano su Piazza, si rinnova il duello 3-2, poi rimessa laterale però per il Cus. Fuori di Bella, unico giocatore di rete finora del Gonzaga, ha preso il suo posto Castronovo. Però Castronovo sembra essersi messo a centrocampo, sale invece la posizione di Cannella in mezzo al campo che va ad accompagnare la Barbera. Agnello, con Aiello ora deve lottare qui Costa per tenere il possesso su Castronovo, la meglio ci riesce bene, servito Macaluso. Macaluso per Piazza, tocco sporco alla meglio Pagano che recupera. Sorrentino contro Macaluso, c'è rimessa laterale per il Gonzaga. Intanto altro cambio del Cus, pronto a rientro in campo Traoré, un volto importante per la squadra di Mister Demma, ora pronto a riscendere in campo. Vediamo al posto di chi, però io presumo al posto di Visconti. Vediamo invece la scelta di Mister Demma quale sarà. E infatti fuori Visconti, dentro Traoré, come vi dicevo. Eccolo qui che entra il numero 20 del numero 18 Bazza del Gonzaga. Anche Romano prende posto in campo.
Vuoi un attimo? Borsellino scambia col compagno, lo segue bene terzo, si appoggia dietro dal suo compagno numero 16 Miceli. Romano la tiene ancora lì, Romano prova Maniscalco a tenerlo, alla meglio qui il capitano del Cus che subisce anche fallo trattenuto eccessivamente dal numero 19 Pietro Romano. Calcio di punizione per il Cus Palermo. La rimessa in gioco, la palla in favore dei giocatori maglianera. Macaluso. Ancora Macaluso la tiene, gioca dietro la Mazzola. Ultimi 10 minuti di gara. Circa 10 minuti di gara. Poi sarà il 90° ed eventuale extra time che sarà assegnato al direttore di gara. Acqua viva, lo segue Piazza. Magari non serve acqua viva. Continua a entrare dentro il campo, poi viene chiuso dall'avversario. Cerca di uscire qui, sembra Piazza da qui. Viene fermato in maniera regolare. Qui soffia ancora più forte il vento. Scusate se non sentite in maniera perfetta. Ma sarà calcio di punizione per il Cus Palermo. Va a batterlo Macaluso. E cerca sulla fascia Mauro. Ora Piazza un po' in difficoltà con questo controllo, riesce comunque a metterci una pezza in buca bene per De Luca. De Luca attacca questa palla, De Luca contro l'avversario, qui Miceli alla meglio e la manda via, ma l'ultimo tocco per Nero, rinvia dal fondo per la Polisportiva Gonzaga. Già battuto questo rinvio dal fondo. La ritrova Fontana che serve Pagano sul lato sinistro del campo. Pagano va dal suo capitano Acquaviva. La ritrova un'altra volta il giocatore mai numero 3 del Gonzaga. Ora Borsellino. Si allarga intanto Miceli. Si inverte con, proprio con Borsellino. Recupera però terzo che viene toccato in maniera irregolare. Fuori tempo. Qui Miceli commette fallo. Calcio di punizione per il Cus Palermo. Il fallo c'era. Aiello, Aiello allarga e trova Mauro. Mauro ancora, ora Piazza, mette la palla in mezzo, la palla è buona per De Luca, l'attacca, non riesce a coordinarsi bene per il colpo di testa, poi prova a riprenderla, ma non riesce, alla meglio qui Miceli, che si tiene stretto questa rimessa laterale per il Gonzaga. C'è il cambio. Pronto a entrare in campo anche Guarino. Guarino pronto a entrare in campo. Il classico 2008 sotto età, quindi il ragazzo è il numero 17. La scorsa partita era titolare contro la Vis Palermo, invece oggi parte dalla panchina e entra in campo a circa 6 minuti alla fine. Va in avanti Fontana e serve Pagano ancora. Ora scambia con Guarino che tocca la sua prima palla della partita. Un'altra volta Pagano. Dietro per Fontana. Fontana allarga da Miceli, gira la palla dietro il Gonzaga, ma mancano 6 minuti, deve forzare un pochino l'azione se vorrà almeno accorciare le distanze. Qui passa benissimo il giocatore numero 14 su un difensore del Cus. Poi la Barbera un po' in difficoltà a passare, viene fermato. Possesso per Mazzola, da prendere con le mani. Mazzola per Agnello. Agnello scambia con Costa, allarga e trova Macaluso. Macaluso torna dietro a Mazzola senza fretta,
può giocare qui col cronometro anche il Cus, visti i due gol di vantaggio. Si abbassa Costa per venirsi a prendere questa palla. Però va in avanti, però non riesce a controllare la Costa, no, non se la sente, la manda via con la testa, rimessa laterale Cus ancora. Altro cambio, altro cambio. Dentro anche Militello. Vediamo al posto di chi. Sì, fuori Pagano, dentro Militello. Esce il 3 Pagano, entra il numero 13 Militello. Maniscalco per rimettere in gioco questa palla. Maniscalco va lungolina, non la prende De Luca, palla riconsegnata agli avversari. Micheli va in avanti, prova ad attaccarla il Gonzaga. Costa non si sente di affrontare il contrasto. Fa bene perché la palla ritorna dalle parti di Maniscalco, che la difende via per l'uscita, e quindi va la rimessa laterale. 4 minuti al 90esimo, minuto numero 86 totale, 41 nel secondo tempo di gioco. La difende ancora Costa, prendendosi qualche rischio. Costa per Agnello. Agnello lancia in avanti, palla imprecisa, riesce a prenderla il Gonzaga. Mette la palla in mezzo, la Barbera la controlla. Ancora posizione irregolare di la Barbera, non riesce ancora a prendere il tempo giusto agli avversari. L'arbitro fischia, la posizione irregolare. Ritorna in posizione del Custa questo pallone. Costa, Maniscalco e dietro Agnello. Intoccabile il trio di difesa lì dietro di Mister Demma, che funziona e risponde benissimo alle esigenze dell'allenatore. Oggi solo un gol subito. Ora sale qui Borsellino. Terzo non lo lascia passare, c'è il contatto ma è tutto regolare. La gira Castronovo, Guarino per Micheli, allarga dalle parti di Militello, recupera Traoré, va, è costretto ad andare veloce in avanti Militello. Ma ancora possesso verde, prova a entrare in aria, ancora il Gonzaga qui con Bazza che si rende pericoloso, allontana poi Aiello, la manda via più lontano che può, come avrebbe dovuto fare forse la difesa sull'occasione del gol del Gonzaga. Ora forse ha imparato dall'errore, allontana, la manda via, ma la palla resta ancora per Bazza. Palla imprecisa, Traoré può recuperare, ricomincia dietro da Macaluso, senza fretta. Macaluso per Mazzola. La gira Costa, la palla è pericolosissima, la prende qui Borsellino. Borsellino può entrare in aria, si fa spazio Borsellino, forse con lo spazio per il tiro, ma viene chiuso. E poi Costa, anzi Agnello, scusatemi, la riprende De Luca. De Luca ancora, posizione regolare, la mantiene lì De Luca, forse vuole prendere tempo. De Luca la passa, entra in aria De Luca contro Micheli, scivolata pulita qui, intervento dritto sulla palla, perfetto l'intervento di Micheli che la toglie a De Luca e recupera la palla per i suoi. Poi sarà per una rimessa per il Cus Palermo, infatti arriva Maniscalco per andarla a battere. Ha rischiato qualche minuto fa il Cus con questa palla orizzontale, l'ha trovata a Borsellino che però poi si è spento in nulla di fatto questa ripartenza. Si resta ancora 3-1 tra Cus Palermo e Gonzaga, un minuto e mezzo alla fine. La Barbera contro terzo, alla meglio il numero 20 del Gonzaga, che poi serve Borsellino che prova ancora a distendersi in campo aperto. Recupera Macaluso, va dietro da Mazzola. Ancora un'altra buona giocata, un altro buon recupero di Macaluso. Costa la gira, Mauro deve andarla a prendere, può servire Piazza, invece sterza Mauro, va dietro D'Aiello. Mazzola di nuovo, ultimo minuto di gara. Mazzola allarga da Maniscalco, la tiene lì, ora può salire e va dal piede. Ancora Maniscalco, lo segue, è giocato l'avversario, prova a imbucare per Traoré. Traoré non controlla, la meglio Fontana che recupera, ma possesso ancora per De Luca. Passa su Micheli, mette la palla in mezzo, un po' debole. È troppo sul portiere, meglio. Cioè, buona solo per Cannizzaro. Militello va in avanti. Non la gira benissimo qui l'attaccante del Gonzaga, però la riprende Castronovo. Castronovo contro Costa, non lo lascia girare, poi si scarica. Eccolo Guarino.
Guarino allarga per la corsa del compagno, prova ad andare in avanti, ancora il Gonzaga, ci prova a mettere una palla in mezzo, non ci arriva qui a servire la Barbera, ci ha provato Bazza ma la palla resta lì. La Barbera vola dietro Borsellino, tiro da fuori del Gonzaga, ci ha provato ad accorciare distanza qui. Alla fine, al minuto numero 90, l'arbitro assegna, forse 5, secondo me da qui, minuti di recupero. Quindi altri 5 minuti da giocare, altri 300 secondi. Ci resta ancora 3-1 per il Cus. Guarino va dietro. Ancora Gonzaga, ci prova per mettere in difficoltà, almeno per provare a riaprire la partita negli ultimi minuti di gara. La Barbera mette una palla in mezzo col mancino, non ci arriva l'attaccante in aria, allora cerca di ritrovare la Bazza. Arriva 6 e mezzo, però un poco innocuo. Ora Miceli, non è di rigore, lo va a prendere Maniscalco. Miceli va dietro, Miceli per Borsellino. Ora Guarino, lo spazio per il tiro, prova a ritagliarselo, non lo trova. È il lancio più lontano che può nel Cuse. Traoré, da ultimo uomo, fa salire la sua squadra. La perde, la ritrova Fontana. Lottano con De Luca, viene messo giù, si gioca per il vantaggio. La palla è buona per gli attaccanti lì davanti. La Barbera contro Maniscalco, ha un po' di difficoltà a tenere, può passare qui, terzo in velocità. Ancora terzo. La serve sulla corsa di De Luca, c'è anche Traoré in mezzo. De Luca ancora. Traoré servito, ma poi... intervento un poco timido. Questo di Traoré si lascia recuperare dagli avversari. In dal fondo, già battuto la Cannizzaro che vuole velocizzare. Ora Militello. Acquaviva. La tiene lì. Si appoggia dal compagno. Eccolo servito qui. Non Acquaviva, scusate, ma Guarnerio. Guarino. Guarino per il compagno. Prova il tiro al volo. Non arriva in porto questo tiro di Romano. Ma poi la posizione è di nuovo irregolare per il giocatore del Gonzaga. Guarino, non Guarneri poco fa, sono confuso io. Mazzola a Macaluso. Allarga sulla torre il campo. Piazza va dietro a Macaluso ancora. Macaluso e ora Aiello gioca dietro senza fretta da Mazzola. Sono passati intanto la prima metà del recupero a segno del tetto di gara. 2 minuti e mezzo già sono passati. 3-1 ancora per il Cus. Decide ancora l'ultima rete di Costa, quello che ha messo almeno finora un vero sigillo sul match. La conclusione da fuori di Costa su palla recuperata. Agnello viene avanti, non trova Maniscalco, la recupera l'altra volta il numero 3 del Cus. Agnello lancia lungo, la palla è buona per Traoré. Prova a scappare, Traoré. Traoré contro Fontana, ancora Traoré, alla meglio Fontana che riesce a temporeggiare, allontana la palla via. Si tiene stretta questa rimessa laterale, Traoré. Rimessa con le mani per il Cus e sale Maniscalco per andarla a battere. Maniscalco va con le mani dentro, Traoré la difende, la mette giù, prova a girarsi, ancora Traoré in mezzo a tante maglie verdi, non può trovare lo spazio almeno per il tiro. La perde e ora può ripartire in contropiede di Gonzaga con la Barbera, lo segue Danilo terzo dietro da Castronovo. Ancora vuole il cambio di gioco, la palla è buona per Militello ma un po' orizzontale, poi l'avanti Militello. Agnello la mette giù, ultimo minuto di recupero intanto. De Luca, palla troppo larga, rimessa laterale per il Gonzaga, va a batterla Miceli. Miceli a Barbera, non trova il tocco di testa, ma viene spinto da Maniscalco, calcio di punizione per il Gonzaga. Va a batterla Militello, pronto a metterlo in aria, o vedremo se cercherà addirittura il tiro in porta. Militello forse voleva proprio il tiro in porta, ma è debole tra le braccia di Mazzola.
l'arbitro controlla il cronometro. Si può giocare ancora agli ultimi secondi, ne mancano circa 20, almeno sulla carta. Va lungo Mazzola, l'arbitro fischia prima, fischia la fine di questa decima giornata di Serie A. 3-1 per il Cus Palermo, trova la sua seconda vittoria casalinga e altri 3 punti, quindi continua la striscia di vittorie, almeno si aggiunge a 2 la striscia di vittoria per il Cus Palermo. Vi ringrazio per la compagnia.